prodotto che presentiamo oggi è lo Slate B121, il nuovo prodotto di Asus. È un pad tablet che in realtà nasconde, diciamo, un'anima ben più completa e più versatile di un pad al quale siamo abituati tradizionalmente a pensare. È un pad che nasconde in realtà un notebook. All'interno infatti c'è una piattaforma Intel, un processore Core i5 di ultra low voltage, a basso voltaggio, con una, diciamo, dotazione standard rispetto a un notebook di medio-alto livello. La particolarità di questo prodotto è includere all'interno di uno spessore, di uno chassis anche così sottile, così leggero, siamo all'intorno di un chilo di peso, uno schermo che integra la tecnologia Wacom di precisione. Tecnologia Wacom significa, è sinonimo appunto di prestazioni, altissime prestazioni, del pari delle tavolette grafiche di tipo professionale. Questo consente, diciamo, vari scenari di utilizzo per questo prodotto. Innanzitutto, diciamo, il vantaggio della compatibilità su un ambiente Windows 7, per cui compatibile con il mondo business tradizionale, dall'altro appunto la flessibilità di impiego e di utilizzo dalle varie soluzioni, così come proponiamo diversi scenari di utilizzo quest'oggi. Il primo, vedete direttamente la potenzialità in ambito grafico dovute alla tecnologia Wacom di precisione. In una demo, qui lascio direttamente la parola al nostro partner Graffiti 2000. È un prodotto molto sensibile, molto efficace, è in grado di darmi supporto oltre al lavoro chiaramente che io eseguo professionalmente con tavolette Wacom, continuare ad avere la qualità Wacom anche in maniera portatile, quindi riuscire a essere professionalmente avanzato anche dal punto di vista mobile. In qualsiasi situazione possa trovarmi, posso continuare a svolgere il mio lavoro con una qualità Wacom e quindi con un supporto di precisione che posso avere sulla mia workstation a livello ufficio, quindi senza alcun problema di senza il pullino, con il vantaggio anche di poter catturare magari idee, schizzi, anche esatto, quando si è, ecco, in movimento. Una delle cose più apprezzabili di questo prodotto è il fatto che sia molto sensibile a livello di processore di puntatore, perché comunque nella mia professione è molto importante avere una pressione adeguata a ogni tipo di tratto che io devo andare a realizzare. Quindi questa tecnologia applicata su questo supporto mi permette di dare i giusti tratti, i giusti spessori con le varie pressioni che sono molto capacitive, in questo caso con questa pene, con questo supporto, in modo tale da poter dare i neri, i bianchi, scale di grigio, i colori e anche per quanto riguarda il punto di tocco con la stessa precisione che posso avere io in lavoro. Dalle potenzialità in ambito grafico, ovviamente l'estrema flessibilità del prodotto consente utilizzi in scenari business più avanzati, quali ad esempio la registrazione della firma digitale, la certificazione appunto della firma. In questo caso il nostro partner è Carta e vi lascio appunto direttamente una dimostrazione di quanto. Diciamo, come è stato detto più volte nella presentazione, questo è un PC con funzionalità tablet, quindi anche sotto l'aspetto degli applicativi su cui può operare, sono applicativi che poi hanno anche una funzionalità back-end, quindi per venire poi alla pratica di un applicativo o di più applicativi. Lei pensa in mobilità, a gente che è commerciali o diciamo persone che hanno bisogno poi di trasferire il contenuto di quello che andranno a firmare, a siglare o a svolgere all'interno di un backend, quindi di un mainframe. Essendo prodotto Windows, consente proprio di, per dire, lei pensa a un CRM fatto da un informatore medico scientifico che deve far compilare, che lascia al medico, il medico deve firmare perché ha lasciato i campioni e tutto. Questo è l'ideale, perché io
posso svolgere su quel mio applicativo, posso fare alla fine firmare con una firma legale e al termine di questo posso mettere il tutto dentro il mio mainframe e quindi processare senza bisogno di necessità di carta. E questo sarebbe impossibile con qualsiasi pad in commercio, perché tutte le funzionalità di back-end non ci sono se non è Windows. Questo è sostanzialmente, poi potremmo fare tantissimi altri esempi. Beh, citavo la firma proprio perché il medico che riceve i campioni deve firmare, deve essere una firma legale. Questo è un tipo di applicazione. Altre applicazioni sono applicazioni tipo chi gira a fare dei contratti. Lei pensi a un... l'utilità appunto deriva dal fatto di poter registrare contemporaneamente anche informazioni aggiuntive rispetto all'elemento grafico della firma. No, quelle informazioni sono esattamente quello che dà un valore legale alla firma, cioè la firma nel momento, per proprio andare nel dettaglio della firma, la firma quando io faccio una firma olografa su un pezzo di carta e mi viene contestata, sostanzialmente il perito calligrafo va a verificare tre parametri: velocità, accelerazione e pressione, che sono i parametri che questo tablet, con la funzionalità dello schermo fatto da Wacom, consente di rilevare con la penna quando io firmo. Quindi questo dà un completo valore legale alla firma, cosa che sarebbe impossibile con altri tablet che hanno lo schermo di tipo capacitivo e quindi non possono misurare la pressione. Questo è sostanzialmente il vantaggio di avere un software di firma con validità legale, possibile solo su chi ha questo tipo di schermo. La V in verde dimostra che è stata validata.